Allora ragazzi, io non ci avrei mai creduto, ma vi giuro che sono riuscito a comprarmi un tablet pagandolo solamente 2 euro. Aspettate, vi faccio vedere anche la prova. Questo è uno screen della mia carta di credito delle spese. Questo qui c'è scritto meno 2 euro, è l'abbonamento di altro consumo. Ne avevo già sentito parlare in passato che ogni tanto questa rivista faceva delle cose folli, tipo così, a 2 euro ti regalava un cellulare, a 2 euro ti regalava un tablet. Così appena mi è comparsa la pubblicità ho detto proviamo, male che va, perdo 2 euro, che vuoi che sia, e 2 mesi dopo mi è arrivato veramente. Vi giuro che questa non è una sponsorizzazione o qualsiasi altra cosa. Io veramente ragazzi ho ordinato questo tablet come qualsiasi persona normale, quindi anche voi potete farlo. Certo, vediamo sempre prima se è decente, ma comunque per 2 euro. Cazzo, non credevo che funzionava. Spaccate sto video con più mi piace possibili perché è arrivata la recensione del tablet da 2 euro. Si parte! Apriamo questa scatolina e vediamo che cosa c'è qui. Guardate un po'. Il regalo per te, un tablet con tastiera. Ah, pure la tastiera c'è. Wow! Procediamo allo spacchettamento. Vi giuro che io non pensavo funzionasse veramente. Cioè, pensavo che sto tablet mi arrivasse tipo dopo 3 anni e ci fosse qualche cavolata che magari dovevo pagare di più alla fine. Invece no, ho veramente pagato 2 euro. E ecco qua il tablet. Cazzo c'è scritto? Tablet 8, 8 pollici? Allora, CPU quad core, doppia telecamera da 2 megapixel, schermo in HD, wifi, Android 8. Questo è il tablet. Allora, le caratteristiche, come avete visto, non sono proprio al top di gamma, ma già il fatto che sia qui, avendolo pagato 2 euro, è un miracolo. Apriamolo e vediamo un po'. Cioè, finché non lo vedo acceso, io non ci credo. Ma che cazzo? Ok, questa cosa buttiamola via. Allora, c'è la tastiera, pure il panno per pulirlo e il tablet. Allora, stacchiamo la tastiera e sganciamo il tablet. Questo qui, ragazzi, è il tablet. Ok, si vede subito che non è un ultimo modello o cose di questo tipo, anzi, è un po' datato. Ma vi ripeto, ragazzi, l'ho pagato 2 euro. Ok, proviamo ad accenderlo, vediamo se si accende. Ok, si sta accendendo. La cosa bella, no, è che con 2 euro ti danno pure la custodia con la tastiera. Non lo so come sia possibile sta cosa. Ok, ma intanto che si accende, vediamo che cos'altro c'è all'interno della scatola. Ok, ci sono le istruzioni. Leggeremo mai nella vita. Caricatore insieme al cavo USB. Il tablet si è appena acceso. Qua sotto non c'è un cavolo, nemmeno di qua. Qua sopra. Ah, praticamente sta tutto qua sopra. Ricarica, micro SD, jack delle cuffie. Qui bilanciere del volume e pulsante di accensione. Ok, vediamo se funziona il touch. Sì, funziona. Non sembra proprio il massimo della fluidità. Facciamoci al volo tutti questi passaggi. Ci siamo ragazzi. Sto notando che tipo lo schermo del tablet è strapieno di graffi. Proprio dei graffi così, non lo so. Non so se riuscite a vederli attraverso la fotocamera, ma ci sono dei graffi enormi sullo schermo. Spero che questa. Ah, ok, sì, è una pellicola protettiva. Allora la tolgo anche perché, cioè, questi graffi che ci stanno sopra sono esagerati. Comunque, beccatevi sto primo piano del tablet a 2 euro. Caspita, sembra quasi figo visto così. Ok, ma proviamo a vedere la telecamera. Abbiamo detto che si tratta di una telecamera da ben 2 megapixel. Ok, per essere da soli 2 megapixel non è così male. Questa foto mi ricorda molto come qualità siamo tipo l'iPhone 3G. Ecco, per farvi un paragone. Mi stavo chiedendo, ma da dove diamine si mette la fotocamera frontale? Ah, ok. Ok, allora ho fatto un selfie. Questo è il risultato. Non è malaccio, devo ammetterlo, ragazzi. Per essere 2 megapixel non è affatto male. Ma adesso è arrivato il momento di prendere questo tablet. Ragazzi, fare una cosa molto molto interessante. Ovvero, come cazzo si mette questa cosa? Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Scusate una cosa, ma perché fa sto rumore quando tocco lo schermo? Ma che cazzo? Cioè, lo schermo è stranissimo. Lo potresti usare come uno strumento musicale. Ok, perché ho rimesso la custodia? Perché è arrivato il momento di navigare su internet. Navigare su internet, go golden jumping. Ah, c'è anche questo coso. Wow, interessante.
Allora, questo è il tablet in tutto il suo splendore. Questo filo devo dire che non è proprio il massimo per collegare la tastiera al tablet, però cosa che mi piace della tastiera è che ci sono addirittura le lucette. Che cazzo è successo? Ma che cazzo? Oh, stai calmo, stai calmo. No. Ok ragazzi, ora il tablet è ufficialmente connesso nell'internet. Configurazione di Google Go. Bene, proviamo ad aprire un mio video su YouTube. Cerchiamo YouTube. Sì, ma perché me lo fai vedere per dritto? Ok, proviamo con Google Chrome, va. Apriamolo. Sì. Ok, cerchiamo Golden Jumpy. Eccoci qua. Apriamo un video a caso, tipo questo qua, dell'iPhone 11 Pro di Wish. Mettiamo a tutto schermo. Bella che cazzo? Stai impazzendo? Ragazzi, mi sta cambiando video su video. Che cazzo stai facendo? Ti compare questo pop-up di merda? Non posso toglierlo. Mi sta avvenendo una rabbia. Ok, visualizzazione a schermo intero. Perché c'è una barra di 20 pollici qua sopra? Cioè, si vede tagliato, non capisco. Ma che cazzo? È forte il volume. Cioè, il volume è fortissimo, ma che cazzo? Mancano un po' di bassi, ma è fortissimo. Ok, esco. Ora ragazzi, è giunto il momento della prova finale. Proviamo a scaricare Fruit Ninja e vediamo cosa succede. Ok, allora vi faccio vedere qual è la situazione attuale. Sono qui, questo sarebbe il Play Store. Come vedete ci mette un pochino, ma giusto un pochino a caricarsi. Ora si è bloccato. L'app Google Play non risponde. Sì, ok, non fa niente. Ma che cazzo? Riapriamola. Non dirmi che devo aspettare di nuovo 7 anni. Ok, perfetto. Scriviamo Fruit Ninja. Ok, non è proprio così, ma avviamo la ricerca. Eccolo qui. Oh, finalmente dice installazione. Sono solo 80 mega, quanto ci vuole? Niente ragazzi, sta scaricando. Aspettiamo. Ok ragazzi, non so dopo quanto tempo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a scaricare Fruit Ninja. Apriamolo, vediamo un po' che cosa succede ora. Non esplodere, stai calmo, non esplodere. Ma quanto diamine è già sporco sto schermo? Siete tutti, si sta avviando? Un po' scatteggiante all'inizio, ma glielo diamo per buono, dai, non vogliamo essere cattivi. Comunque l'abbiamo pagato 2 euro. Abbassiamo un po' il volume. Già il solo fatto che questo coso si accenda, insomma, è incredibile. Ma già il solo fatto che sia qui. Facciamo una partita in modalità classica. Ok. Allora, che vi posso dire? Io a Fruit Ninja ero un minimo decente, adesso sto già facendo schifo, la partita è già finita. Sì, ecco, diciamo che i giochi non sono il suo forte. Stavo scaricando Temple Run, ma com'è impossibile? Ci rinuncio, chiudiamo questo coso e seppelliamolo da qualche parte. Ok ragazzi, allora, a parte gli scherzi, io ci ho scherzato, ma questo tablet, 2 euro, tutta la vita. Nel senso, ok, il tablet non è dei più veloci al mondo, non sarà magari l'ideale per i giochi, ma funziona, fa delle foto decenti, naviga su internet senza problemi. Cioè, i video su YouTube me li ha caricati con un attimo, sono fluidissimi. Quindi magari uno se lo può usare per guardarsi Netflix, perché comunque c'hai uno schermo da 8 pollici, puoi collegare il jack delle cuffie, puoi posarlo così, metterlo dove ti pare e guardarti Netflix. Quindi se uno vuole usarlo per, magari per rispondere alle mail, navigare su internet, guardarsi Netflix e tutte cose di questo tipo, è eccezionale. Cioè, per 2 euro, io ancora non ci credo che con 2 euro ti prendi questo. Se vi aspettate un tablet con cui poter giocare ai giochi migliori presenti sul mercato, beh, scordatevelo, perché come avete visto anche con Fruit Ninja è abbastanza scattoso. Ma per il resto è un tablet decente. Se poi pensi che l'hai pagato 2 euro, è il tablet migliore del mondo. Quindi ragazzi, per questo video, per questa strana recensione, direi che può essere tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciare tantissimi pollicioni in su. Raggiungiamo un bel numero di mi piace, ragazzi. Magari vi porto il telefono meno costoso al mondo quando potrò acquistarlo a soli 2 euro. Lasciate tanti commenti scrivendomi che cosa ne pensate di questo tablet. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima. Un salutone e ciao a tutti.